per la nostra settimanale rubrica sulla previdenza. Oggi lavoriamo direttamente dall'interno della sede dell'INPS, dai patronato Acli, quindi alla sede dell'INPS, per cominciare concretamente questo dialogo con i cittadini, che per questa puntata passa attraverso il presidente del comitato provinciale, Enrico Tamburella, che come presidente è il rappresentante delle forze sociali. Con lui affrontiamo la questione che già abbiamo visto nel dialogo con i patronati, che riguarda l'informatizzazione dell'INPS e il rapporto con l'utenza. Presidente, un rapporto che comunque è diminuito in quanto ci sono meno sportelli e più deleghe ai patronati. Ma diciamo che è in atto un processo di profonda trasformazione nel rapporto tra l'INPS, che tra l'altro proprio in questo periodo si unifica con l'INPDAP, che è l'Istituto di Previdenza del Polo Pubblico, e diventerà quindi un enorme e grosso polo previdenziale, assicurativo, sociale in Italia. E quindi siamo in una fase di profonda trasformazione nel rapporto tra gli utenti e lo stesso ente previdenziale, quindi che agirà non solo a favore dei lavoratori provenienti dai rapporti privati, ma anche da quelli pubblici. Detto questo, l'INPS ha un obiettivo, che è quello non di ridurre, ma di eliminare completamente le file agli sportelli. Come? Attraverso un potenziamento del processo di telematizzazione. Cioè l'INPS è già nelle condizioni oggi di dare a chiunque, a qualunque utente della previdenza pubblica e privata, una password per accedere ai propri dati, alla propria situazione pensionistica. Noi pensiamo che, superato questa fase, diciamo, di transizione, che non può durare più di 2 anni, e soprattutto superata la fase dell'integrazione INPS-INPDAP, che è un po' più difficile perché sono due istituti che hanno natura e organizzazione diversa, credo che l'INPS davvero potrà diventare un enorme e grosso istituto che eroga una quantità enorme di prestazioni in tempi reali. E questo è l'obiettivo: migliorare il rapporto tra cittadini, utenti e l'istituto previdenziale. E in questo senso la mediazione dei patronati diventa fondamentale. I patronati svolgono e continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel rapporto tra INPS e utenti. Per questo, infatti, proprio in questi giorni è stato annunciato un nuovo protocollo di intesa tra l'INPS nazionale e i patronati, che dà un ruolo non solo importante, ma fondamentale ai patronati, perché serve in modo chiaro e netto a migliorare il rapporto tra gli utenti e l'INPS. E in questo senso c'è anche, nell'ottimizzazione dei rapporti, anche l'obiettivo di far confluire all'INPS tutti gli istituti privati. Ecco, i tempi di questo percorso? Guarda, come dicevo prima, questo è un percorso INPDAP a parte, di cui state discutendo proprio oggi in comitato provinciale. Certo, diciamo, ormai il processo è quello dell'unificazione complessiva. Non ci saranno nel tempo, da qui a qualche anno, non è molto lungo il periodo, non ci sarà nessuno che avrà trattamenti speciali in materia previdenziale, perché tutto confluirà all'interno dell'unico istituto previdenziale italiano, che, badi bene, è il più grosso e sarà il più grosso istituto a livello europeo. Parliamo di un istituto che erogherà qualcosa come 750 miliardi, con un numero di dipendenti che è pari a circa 40.000 dipendenti. Quindi EMPALS ed INPIG, per esempio, salteranno nel tempo? No, già l'EMPALS è già unificato con l'INPS. Nell'ambito dell'unificazione INPDAP c'è entrato già l'EMPALS. Entreranno anche gli altri, anche quelli degli ordini professionali. Si farà un unico istituto previdenziale. Non ci sarà spazio per nessun altro istituto. Questo è l'obiettivo, che è un obiettivo di, diciamo, unificazione complessiva di tutte le situazioni previdenziali degli italiani. Avremo un futuro in cui l'unico punto di riferimento per le pensioni, ma anche per altre forme assicurative e sociali, non può e non essere soltanto ed esclusivamente l'INPS.
Grazie, e la nostra rubrica si chiude qui. Ancora quindi il rapporto diretto con i cittadini, il contatto attraverso lo sportello settimanale che BluTV vi garantisce. Prossima puntata la faremo all'interno del patronato Agli, continueremo sul percorso già intrapreso con delle puntate come quella di oggi all'INPS, proprio per andare su temi maggiormente specifici. Grazie per averci seguito fin qui, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.